Lapidario del film Skinamarink, film horror indipendente sperimentale del 2022 del regista canadese Kyle Edward Ball al suo debutto. Il film narra la storia di due bambini che si svegliano nel cuore della notte. Strani fatti iniziano ad accadere. Le porte iniziano a sparire, come le finestre. Allarmati, i due ragazzi vanno alla ricerca dei genitori. E li trovano in camera da letto, in un risveglio catatonico, Per dopo sparire. successivamente i due fratelli inizieranno a sentire dei sussurri per tutta la casa e capiranno che non sono da soli. Il film non ha una trama ben delineata e più che un film è un'esperienza. Il regista, infatti, vuole materializzare gli incubi che faceva da bambino. Per la durata dei 100 minuti saremo alle prese con rumori elettrici, canzoni di cartoni animati, primi piani di soffitti, lampade, giocattoli. ma nessuna figura intera verrà mostrata. Il film può trasmettere molta ansia come claustrofobia. E frustrazione. La fotografia è principalmente sfocata e sbiadita. I jumpscare sono dovuti principalmente dal cambio repentino di volume. Come quello di immagine. Ma andiamo al punto. Cosa significa Skinamarink? Il nome non ha nessun significato, semplicemente è una filastrocca per bambini senza senso. Insomma, un lungometraggio che vedrei benissimo in una mostra di arte contemporanea come la Biennale di Venezia, ma come film può risultare lento, noioso e ripetitivo. Ciononostante, dopo la sua visione vi resterà indelebile nella vostra mente. E te credo, 100 minuti di questo. Avrebbe perfettamente potuto durare 40 minuti in meno. Posso riconoscere questo lungometraggio come esponente artistico, però il mio voto a Skinamarink è di 1 che spartito.